a tutti, siamo Rocco e Oliviero Vitali, Rocco Oliviero, del Vitali Studio, uno studio che abbiamo iniziato 3 o 4 anni fa, esattamente nel 2019. È uno studio che combina arte e architettura, lavoriamo per tenere insieme queste due pratiche. Appunto, come dice Oliviero, noi entrambi abbiamo studiato architettura, quindi siamo a tutti gli effetti architetti e entrambi abbiamo una deriva pittorica, artistica, e oltre al fatto che siamo fratelli e quindi abbiamo da sempre giocato e lavorato insieme. Già durante gli anni universitari lavoravamo insieme, facevamo dei piccoli concorsi, dei piccoli progetti, finché questo lavoro è diventato una vera e propria professione, un vero e proprio studio. Il progetto è un concorso che è stato bandito dal Comune di Milano per l'estensione del Museo del Novecento. Il progetto è per noi, nello specifico, il collegamento fra i due volumi esistenti del Museo del Novecento attraverso una chiave, si può dire, utopica, ovvero noi abbiamo copiato la facciata del Museo del Novecento e, diciamo, stortata, tagliata, reinventata per creare una sorta di scalinata pubblica, culturale, di collegamento fra i due edifici principali. È un approccio il nostro che ha a che fare appunto con quello che dicevamo prima tra arte e architettura, ma anche a che fare con un tema di inclusione verso il pubblico. È interessante anche in quel caso specifico come il nostro progetto esistesse già in potenza all'interno dell'edificio, una cosa che, come dire, noi teniamo a evidenziare, a sottolineare. È un progetto che nasce innanzitutto da un'osservazione di quello che già esiste, trasformarla in un cut and fill, diciamo, un po' alla Matisse, no? Questa è una piccola aggiunta che secondo me è importante. Sì, dobbiamo semplicemente ringraziarvi per questo invito a partecipare, perché è un onore, un piacere appunto poter contribuire minimamente con un nostro disegno a quest'asta. Donare un'opera che in realtà è un progetto, quindi un progetto che già è, come diceva Rocco prima, aperto, è fatto per arrivare ad essere raccontato a tutti, e è una forza da utilizzare, soprattutto quando poi si arriva in situazioni come quella di Ail, è assolutamente un'opportunità da utilizzare. Perché esattamente come appunto diceva Oliviero, noi crediamo fortemente che l'architettura e l'arte abbiano un potere non solo estetico, ma soprattutto sociale e politico di cambiamento. Attraverso appunto questa iniziativa che Ail sta facendo, sicuramente ci potrà essere da parte di tutti gli artisti, gli architetti che partecipano, i designer, fotografi, un aiuto verso una causa che è assolutamente fondamentale da perseguire. Quindi per noi è un piacere e siamo molto felici di far parte di questa iniziativa.